Se volete un altro nascondino, arriviamo a 10.000 like entro 24 ore. Video, come sempre state Claudio, e siamo ritornati in un nuovissimo video qui della Stream House. Come state vedendo, siamo a Roma in questo momento per il Romix, e dato che il video precedente ha superato i like richiesti, oggi siamo tornati qua come vi avevo promesso con un nascondino con la spia nella nuova villa del Romix della Stream House 2.0. Come state vedendo ragazzi, adesso tutti quanti loro si andranno a nascondere, e soprattutto ogni volta che troverò uno di loro avrà due possibilità: o fare l'uomo d'onore o fare lo snitch, ovvero portarmi da qualcuno entro solo ed esclusivamente 20 secondi. Vi darò questo giro. Certo, cioè uno deve essere furbo. Bisogna correre, fast. Detto ciò ragazzi, mi raccomando, avrete solamente 2 minuti per andarvi a nascondere, che io so già che loro ragazzi sono trovati dei posti incredibili. Vi ricordo, vale tutta quanta la villa di Roma, ok? Tutta quanta la Stream House 2.0 con sede a Roma vale tutto quanto. Io mi metterò là fuori dal cancello ad aspettarvi, ok? Mi raccomando, 2 minuti a partire esattamente da... non adesso. E soprattutto, se volete un altro nascondino, arriviamo a 10.000 like entro 24 ore. Ma non è finita qua. Come state vedendo ragazzi, in questi video abbiamo con noi Pogo Doggo, che è ospite con noi, ok? Non è ancora un membro Stream House, però io vi lancio una sfida: se questo video arriva in 24 ore a 20.000 like, non succede, ma se succede, let's go. In questo momento ragazzi io sono esattamente qua fuori al cancello, come state vedendo, e in questo momento loro si stanno andando a nascondere. Sono super mega curioso di vedere dove si andranno a mettere, essendo che siamo da pochi giorni in questa nuova villa qui a Roma. Io ragazzi sinceramente non so effettivamente dove si andranno a nascondere, perciò scoprirò la villa insieme a voi. Cosa vuoi? Stavo andando di là. Vattene via. Ok, che mi piace tech, eh? Provo ad andare da quella parte. C'è la zia qua, fuori dalle palle. No, dove vuoi andare? Per fatti tuoi. Questo è uno sgabuzzino. Oh no, lì c'è della roba bruttissima. Questo potrebbe essere un problema. Un problema molto molto grande. Probabilmente sta venendo tech. Ma io ho paura di entrare lì però. Qui è perfetto. Guardate dove sono. Finito, e io direi che adesso possiamo partire esattamente ad andare a cercare tutti i ragazzi. Let's go, venite con me. Partendo esattamente da qua, sinceramente non penso che qualcuno ragazzi si sia andato a nascondere in questo punto, ok? Penso che qua non ci sia assolutamente nessuno da queste parti, ok? Vorrei appunto andare a controllare magari di qua, sotto questa specie di gazebo, ma non penso ci sia qualcuno. Però, essendo che in passato abbiamo già visto un sacco di nascondini, ragazzi, che sono stati bestiali, in questo momento qua non c'è assolutamente nessuno. Raga, mi sta già venendo il fiatone perché questa casa è gigantesca. Prima di tutto, come facciamo anche nei nascondini su Fortnite, andremo a controllare tutto quello che sono gli esterni della casa, ok? Perciò, prima di tutto, andiamo a controllare da questa parte. Tu non hai capito i miei piedi dove sono? No, io mi sto cagando addosso, tu non hai capito? C'ho insetti dappertutto. Siamo veloci. Ninja, Naruto. Controlliamo questa parte qui. Ragazzi, secondo me qua c'è qualcuno, eh? Ovviamente prima si controlla l'esterno della casa e poi vediamo l'interno. Fatemi controllare qua nell'esterno se c'è qualcuno. Ma che è sto posto? Ma che cacchio... No! Oh, Dio, sono entrato dentro una ragnatela, raga. Che schifo. Oh, fammi vedere i calzini, Joe. No! Joe, vuoi fare? La snitch. Ma? No, Pogo! Ma Pogo, ti sei già fatto eliminare!
criminale. Senti, è successo, ragazzi. Io però voglio scappare di qui. C'è un ragno gigantesco. Sì. È normale che nel primo nascondino con la... Ma secondo me tu ti potevi mettere a fianco a lei? Che lei trovato... è venuta a fianco a me. L'ho trovato io. No! È venuta lei. Ho detto vattene, vattene. Il tuo game pogo finisce qua. Devi okay. andare nella parte degli eliminati. Ovvero sopra il divano. Ma solitamente tutti... Ma che schifo! Ma mi hai dato i tuoi calzini! Ma tieniti i tuoi calzini! Che me li ha dati ed ero tipo sovrappensiero. Schifo. Mi spiace, Pogo. È stato un piacere. Però mi hai liberato dal ragno. Vai. Che schifo. Vatti a nascondere, Joe, che arrivo tra 20 secondi. Joe, avrai solo 20 secondi. Nel mentre che tu sicuramente sarai entrata dentro casa, andiamo a controllare quello che è l'altro esterno della casa. Perché vi ricordo che dall'altra parte, ragazzi, c'è un'altra parte completamente esterna. Secondo me qua nella piscina, raga, non si è messo assolutamente nessuno, perché essendo una zona troppo ampia, secondo me non hanno voluto rischiare. Però non si sa mai, perché soprattutto nelle zone dove uno pensa che non ci sia nessuno, là magari si mettono le persone. Fatemi controllare ogni angolo, dietro ogni pertugio, perché non mi fido assolutamente di loro. Fatemi vedere soprattutto qui. Magari qua ci potrebbe essere qualcuno sdraiato. No, effettivamente, ragazzi, qua è completamente vuoto, non c'è nessuno. Mi manca solamente da andare a controllare quel punto, ovvero esattamente lì avanti nella casa. Andiamolo a controllare. Nei bidoni? Ragazzi, se poco poco c'è qualcuno qua nei bidoni. Qua non c'è nessuno. Qua non c'è nessuno. E qua non c'è nessuno. Ma questo che cos'è? Ok, anche qua non c'è nessuno. Andiamo a controllare l'ultima parte, ragazzi, della casa. Nella parte esterna, che dovrebbe essere questo punto qui. Che ero curioso di vedere se per caso qualcuno... C'è Gio! Ma come ti puoi... Ma come puoi infilarti in un punto così, Gio? Fatica, ragazzi. Mi spiace, Gio. Anche tu sei appena stata eliminata. Vai con Poggo nel posto che è degli eliminati. Ovvero divano. Sul divano. Adesso, ragazzi, abbiamo eliminato Gio e Poggo. Ci rimangono sicuramente quelli i più esperti, ovvero semplicemente Ussa, Alveyak. Adesso entriamo all'interno della casa, che loro per forza di cose saranno all'interno della casa. Uè, bella Poggo. Sto giocando al gioco della bottiglia da solo. No, non sei più da solo, sta arrivando Joe. Ben gli sta. Godi. Ben ti sta. Sto arrivando. Allora, andiamo avanti. Ma io vorrei capire una cosa. Perché qua c'è una coperta sospetta? Ci sono dei... Ma? Cioè, io non ci posso credere che ti ha già chiamato. Ma Alve! Ma quando vuoi fare... Ma... Scusa, ma ti sei chiamato... Però, cioè, è tipo auto-exposarsi questo, eh? Io pensavo che non mi vedevi. Non so giocare a nascondere. Cioè, potevi andare sotto al letto. Ragazzi, Alve è proprio un boomer. Hashtag qui sotto, Alve è boomer. Ma io non è che sono boomer, non so giocare. Ascolta... Hai esattamente... Aspetta, vuoi fare l'uomo d'onore no. o fare lo snitch? Lo snitch, di brutto pure. Lo snitch? Sì. Ok, hai esattamente 20 secondi. Vieni con me. Per portarmi da Ussa, vai. 20 19 no, devi 18 devi muoverti. 17 qua. 16 15 14 13 No, ma che qua sotto. 10 9 8 7 6 5 4 3. No, ma ti sei già reso. Ho perso. Ma ti sei già reso così. Era qua, cioè, era qua. Ma la vera domanda, dove si è nascosto Ussa? Cioè, è il vincitore Ussa. Guardate ragazzi com'è triste. No, io però l'ho trovato là sotto. Come l'hai trovato? È sotto il letto, sì. Io prima ho sentito qualcuno che ha riso, però pensavo fossi stato tu. Perciò poi hai vinto? Hai fatto la finta? Fammi vedere se è sotto il letto. Ma aspetta! Ah, ma, no. Scusa, ma perché non adesso, ti hai snicciato? Adesso io vedi che utilizzo la mia arma segreta. Ovvero? Sono finiti i secondi e lui non ha detto dov'ero. È vero. Io uomo d'onore però infame. Perciò io non ho capito chi ha vinto tra Ussa e Alve. Lo diranno sotto nei commenti.
Perché è stata una roba amicizia, la fratellanza, perché io ho visto che lui era là e ti volevo mandare scemo a te, quindi ha vinto la Stream House. La Stream House. Ma aspetta, cioè, ha vinto Usta perché tu non l'hai snicciato? Cioè, mi hai solo fatto correre a caso? Sì, ti volevo far correre a caso. Okay. Il vincitore del nascondino con la spia nella Stream House a Roma è Usta! Raga. Detto ciò, ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, iscrivetevi a tutti, ragazzi, per non perdervi i nuovi video della Stream House 2.0.